Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buona giornata, carissimi, bentrovati. Iniziamo affidandoci al Padre nostro, sempre chiedendo per intercessione di San Giuseppe che il Padre ci doni il suo cuore di Padre. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ieri eravamo al capitolo 23 di Matteo e Gesù, diceva questo insegnamento riferendosi agli scribi e ai farisei: praticate, e parlava ai discepoli e alla folla, diceva: praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere. Quindi Gesù insegnava a fare un discernimento, a distinguere e a tenere ciò che è buono. Poi insegnava che esiste un solo padre e che quindi ogni paternità non può essere che una espressione del cuore del Padre Celeste. E terminava così: e non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Questo insegnamento sull'umiltà e sul servizio fa un po' da aggancio con il Vangelo di oggi, che è invece dal capitolo di Matteo numero 20. Siamo un po' tornati indietro, però il tema è sempre lo stesso, il servizio e l'umiltà. Allora, questo Vangelo di oggi ci parla del terzo annuncio della morte e risurrezione di Gesù e poi dell'insegnamento sul servizio. Ascoltiamo dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso e terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: Che cosa vuoi? Gli rispose: Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: Lo possiamo. Ed egli disse loro: Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così.
Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo inizia con questo annuncio della morte e risurrezione, e nel Vangelo di Matteo qui è già la terza volta che Gesù fa questo annuncio ai suoi discepoli. Quindi, che cosa dice? Dice che il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Sappiamo bene che questa consegna sarà un tradimento e un essere venduto. Dopodiché sarà consegnato ai pagani, quindi una seconda consegna. E i pagani che cosa faranno? Ecco, lo derideranno, lo flagelleranno, lo crocifiggeranno. E il terzo giorno risorgerà. Quindi ricordiamoci questi verbi, no? Tradito, venduto, consegnato, deriso, flagellato, crocifisso. E l'ultimo, il finale, che dà luce a tutto questo è risorgere il terzo giorno. Detto questo, si avvicina alla madre dei figli di Zebedeo per chiedere qualche cosa, si prostra, si avvicina insieme ai suoi figli, a Gesù. E Gesù, che cosa vuoi? E lei questa richiesta, di che questi miei due figli siedano alla tua destra, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Quindi c'era una consapevolezza che Gesù avrebbe assunto il regno, e c'è questa richiesta fatta dal cuore di una mamma. E Gesù che risposta dà: voi non sapete quello che chiedete. Non sapete quello che chiedete. E allora, con grande amore, con grande pazienza, inizia a portare sulla giusta comprensione. Potete bere il calice che io sto per bere? Calice significa la stessa passione. Qui c'è una risposta, sembra un po' azzardata. Sì, lo possiamo. Forse hanno capito tutto, però dicono sì, lo possiamo. E Gesù conferma: sì, lo berrete il calice, il mio calice, ma sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. E qui non riusciamo a capire. E che cosa succede? Che gli altri 10, sentendo questo, si sdegnarono con i due fratelli. Quindi un sentimento di negatività, di giudizio. Quasi aver percepito che due vogliono essere più avanti rispetto agli altri 10. Questo è quello che sta avvenendo nei cuori. Allora, prima che questa cosa prenda piede, Gesù prende in mano la situazione, chiama tutti a sé. Ma proprio ci sembra di vedere la mamma che chiama i suoi bambini e cerca di portarli fuori da questa tensione, da questa incomprensione, e con amorevolezza inizia a parlare, a spiegare, a insegnare. Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. C'è sempre il rischio, proprio per la fragilità umana,
si ricada in questa comprensione di dominio, di oppressione che il capo esercita sui sudditi. Ma Gesù non è venuto a portare questo tipo di dominio, di governo. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. La logica di governo è quella del servizio. Il più grande, il capo, il primo di tutti, dove sarà e chi sarà? Sarà quello che è all'ultimo posto. Sarà quello che si fa servo di tutti, addirittura si rende schiavo di tutti. E questa è la chiave di lettura anche per capire l'annuncio della morte e risurrezione di Cristo. Perché avverrà in quel modo? Perché lui si sta rendendo schiavo di tutti, si sta mettendo a servizio di tutti. Si sta mettendo nelle mani degli uomini, cioè è lui stesso che si consegna volontariamente e si lascia fare tutto quello che vogliono fargli, che possono fargli. Ecco, questo a noi sembra impossibile, ma questo che lui fa e farà è un servizio. È un dare la vita in riscatto per molti. Penso che non sia facile capirlo, neanche per noi, che questo è un servizio. Eppure, tra tutti i servizi che Gesù ha fatto, quel servizio lì è stato un servizio infinito, onnipotente. E ci chiama a bere il suo calice anche a noi, anche noi. Un pensiero mi viene proprio a riguardo di questa passione. Avrebbero potuto semplicemente ucciderlo se dava fastidio il suo modo di predicare, il messaggio che lui dava. Avrebbero potuto semplicemente ucciderlo, invece hanno voluto farlo soffrire fino a quando non era più possibile aggiungere altra sofferenza e a quel punto è intervenuta la morte. Ecco, questa è una cosa che sicuramente è un grande mistero, perché Gesù ha accettato tutto questo consapevolmente, volontariamente. Oggi ci fa capire che la chiave di lettura è soltanto il servizio, lui sta servendo. Lui non si sta facendo servire, lui ci sta servendo. Ecco, cerchiamo di capire che cosa vuol dire servizio. Forse servizio è molto più di quello che noi pensiamo. È una dimensione molto più grande e Gesù l'ha vissuta fino in fondo. Soprattutto in questo suo servizio ci fa capire una cosa, che quando il male pensa di avere in mano tutto il disegno della storia, in realtà si inganna, perché sarà sempre il padre colui che ha nelle mani il disegno di salvezza nella storia. Preghiamo. Vieni Gesù, riempilo di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te. E siamo una cosa sola. Ecco,
Amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. E E con il tuo con il tuo spirito. spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.